inserire appunto il concerto di Andrea Bacchetti proprio l'8 marzo, ma ricorre anche l'anniversario della morte di Alfonso Gatto. Ed è per questo. Da tutto il mondo, con l'unica eccezione del penultimo concerto del proscenio ci sarà dotazione di spazi destinati ad accogliere iniziative culturali e spettacolari. Allora, una proposta che arriva a 10 anni, a cui facciamo.